abbiamo visto nelle tre città che la movida non è un fenomeno omogeneo di forme, ci sono diverse forme di movida, se voi state a Milano, la colonia di San Lorenzo, all'Arco della Pace, eccetera, eccetera, tutti voi che voi conoscete, c'è un'articolazione delle forme di movida per protagonisti, per forme di approvvigionamento dell'alcol, per tutti i vari aspetti, quindi un'articolazione estrema delle forme di movida, ma esiste un'osmosi tra queste realtà, esiste anche una sorta di popolo nomade notturno che si muove, e questo è un aspetto che va tenuto estremamente sotto controllo quando si passa a decidere che cosa fare. Ovunque si è formato un dissenso dei residenti, in alcuni casi diventa resistenza civile, e vedrete in quali casi ci sono luoghi di vera emergenza. Questo è un dato di fatto, un luogo dove la mala vita si è imposta e rende la vita veramente difficile nel privato ai residenti. Ovunque, comunque, questa possibilità di differenziare tra la movida come opportunità e la mala movida come problema è un dato di fatto che è possibile osservarlo. La mala movida, però, catalizza patologie sociali che con essa hanno non molto a che fare. Io rapidamente ve ne indico tre. Primo, c'è un problema del numero e dell'intasamento. È chiaro che l'eccesso di presenza di persone, di locali, un eccesso di tutto, di spazi stretti, pone un problema. Quindi il problema dell'eccesso, il problema del numero in eccesso, è un problema tecnico che va affrontato. Ma ce ne sono altri due di tipo sociale. Primo, noi viviamo in un contesto di soggettivismo deregolato e cultura dell'eccesso, una sorta di egemonia culturale di queste cose. Un quarto degli italiani che dice che ci sono momenti di stato in cui è lecito trasgredire. Il dato sale a quasi il 49% tra i giovani. Per il 22% dei giovani, per divertirsi davvero, bisogna perdere un po' il controllo. È chiaro che se questo è il clima sociale, non è facile poi, come dire, nella movida si va a scaricare una situazione di questo genere, da un punto di vista, non è facile fare moral suasion verso le persone nel rapporto con l'altro se questo è il contesto culturale. E secondo punto, il rapporto di alcol, cioè il rapporto con gli alcolici di giovani e adolescenti. Questo è un punto assolutamente decisivo e strategico. Esistono molti osservatori, di altro tipo che tengono il fenomeno sotto controllo, ma è chiaro che i numeri sono da brivido. Voi considerate 12-14 anni, il 90% ha già provato l'alcol, la grande maggioranza ha provato l'alcol la prima volta in presenza dei genitori, comunque l'ho fatto in un ambiente familiare. Poi guardate i numeri dell'eccesso, il 23% deve spesso una bevanda alcolica, il 22% si è ubriacato almeno una volta, parliamo 12-14 anni, il 55% dichiara che ha amici che si sono ubriacati. E attenzione, c'è un dato che qui non ricordiamo ma che è decisivo, che è questo, che il 50% dice che è facile reperire per se stesso vino e birra, il 33% che è facile reperire superalcolici. È chiaro che siamo di fronte quindi a una patologia sociale che tende a trovare espressione anche all'interno, dei luoghi della movida. Ai è incantato. Allora, facciamo con i palesi e poi facciamo con i metodi artigianali, possiamo andare avanti, non ho problema. Allora, patologie sociali dell'eccesso che si esprimono all'interno della movida. Allora, questo è il quadro che vi abbiamo definito. Ora, proviamo a riassumere alcune cose. Se non si fa questa distinzione tecnica tra movida e malamovida, si rischia di annullare anche gli sforzi degli operatori. Pensiamo alle discoteche. Negli anni 90 c'era una demonizzazione, grandi investimenti di professionalizzazione, di miglioramento dei locali, cioè di una gestione che riduce l'impatto dei fenomeni negativi. Poi è sufficiente che all'uscita delle discoteche ci siano alcuni venditori abusivi, ambulanti abusivi che vendono alcol a getto continuo, ed ecco che tutto lo sforzo di professionalizzazione di un settore finisce nel nulla. Quindi attenzione a distinguere tra questi aspetti, altrimenti noi
facciamo ricadere su un intero settore la gradevolmente astuzia di un gruppo, di una tipologia di soggetti che tende a trarre vantaggio dalla vendita incontrollata di alcolici. È chiaro che ci sono delle origini politiche della malavita. Qui noi vogliamo richiamare, l'abbiamo detto, il clima della deregolazione che rinvia certo a tutto il flusso delle liberalizzazioni, no? Soprattutto in modo abbastanza sbrigativo e semplicistico come sono state trasferite nel nostro paese queste liberalizzazioni. Si è creato un clima in cui sostanzialmente vince chi fa più reddito, e chi vince è l'operatore che incontra quella domanda di alcol praticamente infinitamente larga. È come che scarnisce il format e lo riduce alla vendita incontrollata di alcolici. Cioè una sorta di regolazione libera tutti, in cui alla fine vince chi fa redditività senza se e senza ma. Quindi un clima che avvantaggia la malavita, sanzioni burla che non riescono a incidere poi sulle decisioni degli operatori, un allestamento dei controlli, c'è questa modificazione di format che va oltre direttamente gli esercizi pubblici, che riguarda imprese artigianali alimentari, riguarda attività commerciali, che di fatto però fanno le stesse cose, cioè vendono alcolici, quindi una liberalizzazione di regole per soggetti che alla fine fanno le stesse cose, con magari un eccesso di regole da una parte e una sostanzialmente libera tutti dall'altra. Il pericolo vero è nella filiera dell'alcol, perché attenzione, nessuno ha detto che la filiera andava completamente deregolata. Dalle direttive UE dell'Unione Europea, alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con piani d'azione e indicazioni, alle normative italiane anche più recenti, cioè di fatto le regolamentazioni della filiera dell'alcol sono piuttosto vincolanti, sono piuttosto rigide, eppure si è creato un clima di liberazione in cui ha guadagnato un format, cioè la vendita di alcolici, e un comportamento, l'induzione alla vendita con le politiche dei prezzi e con un atteggiamento che punta a moltiplicare il consumo. Prezzi e disponibilità dell'alcol incidono moltissimo sul consumo, soprattutto da parte dei più giovani. Quindi il primo punto è questo: attenzione a tutta la filiera dell'alcol, è una tipologia di takeaway sostanzialmente, che oggi è al cuore della malavita. Poi ci sono una molteplicità di soggetti, è stato detto, che sono in gioco. Noi abbiamo i residenti, rabbiosi, esasperati, che si organizzano e i quali, di fronte a problemi che entrano nell'intimo, chiedono che siano prese soluzioni collettive. Le forze dell'ordine, che naturalmente attenzionano le fenomenologie con i relativi rischi, polizie locali, che ha una grande capacità di intervento in alcune situazioni, ma anch'essa è di fronte a una marea montante di persone difficili. Poi, naturalmente, gli esercenti, tra cui c'è una componente matura che è a caccia di soluzioni che riescono ad evitare le posizioni proibizioniste e che consentono di valorizzare la buona movita, e poi abbiamo detto i freerider, e poi anche le associazioni che molto hanno chiaro la differenza tra movita e malavita. Naturalmente, sappiamo le amministrazioni comunali, il sindaco ha detto, diciamo, di Milano, è chiaro che non c'è la soluzione miracolistica, l'editto dall'alto che tutto risolve. È chiaro che c'è il rischio che di fronte a una malavita che genera fatti di cronaca e a reazioni omissive, cioè la funzione proibizionista potrebbe diventare forte, soprattutto la necessità di rispondere all'opinione pubblica. Però nell'azione, diciamo, di Milano è stato detto, problemi del rapporto tra giovani e alcol, e soprattutto anche quello della localizzazione di esercizi pubblici, attività commerciali, imprese artigiane e alimentari, è un tema chiave su cui appunto è stato detto vale la pena lavorare. Ma partiamo da quello che secondo noi è l'aspetto più forte della ricerca, cioè che città vogliamo. Le città degli italiani devono essere relazionali, aperte, vissute, cioè in luoghi dove la relazionalità è al centro, perché quelle sono le città sicure, a buona qualità della vita e attraenti. E in queste città la movita non è altro che un'app relazionale, un sistema di relazioni. Allora, per andare a chiudere rapidamente,
alcune cose che si possono fare, quelle da non fare le abbiamo già dette, non a, no a città chiuse, non a logiche proibizionistiche e non a soluzioni di parte, tutti vanno presi in considerazione. Quali sono le cose fondamentali? Primo, ci sono alcuni luoghi dell'emergenza in cui c'è uno stato di sospensione della legalità, della legalità, diciamo, del rispetto delle regole, in cui è importante intervenire rapidamente perché l'esasperazione dei residenti è alta. Secondo, perché non riflettere anche sulla gestione del ritmo di crescita dell'offerta? Pubblici esercizi, attività alimentari, attività commerciali, cioè anche la normativa dice che in fondo ci sono dei luoghi e diciamo degli interessi, dei beni di pubblica utilità, penso alla tutela della salute, alla tutela di alcuni luoghi, che impongono comunque l'individuazione anche tecnica di un ritmo di crescita dell'offerta che evita il problema dell'eccesso di distanziamento. E poi nell'alcol riportare sotto lo stesso sistema regolatorio chi fa la stessa cosa, cioè la normativa viene da lontano, ma non importa se c'hai la vendita di alcol, è chiaro che occorre che le regole siano uguali per tutti, altrimenti si creano una erosione delle regole che favorisce la malavita. E quindi questi imprenditori, questi take away che lavorano sulla vendita incontrollata di alcol, che fanno tanti prezzi, che diciamo inducono al consumo di alcol abbassando anche la soglia dell'età, chiamando dentro con la movida low cost, chiamando dentro pezzi di domanda giovani, giovanissimi, che con l'alcol sappiamo non dovrebbero avere quel rapporto patologico che abbiamo avuto. Ultima slide, alcuni punti che secondo noi vale la pena prendere in considerazione. Primo, abbiamo visto che gli stakeholder sono tanti, interessi, diritti che entrano in gioco, ci vogliono luoghi significanti in cui avviene il confronto. Abbiamo percepito nel fare la ricerca che tanti hanno la sensazione di essere esclusi dai luoghi dove si discute e si decide. Questo è molto pericoloso in un contesto urbano. Secondo, le strategie di lungo periodo di educazione alla buona movida, cioè noi siamo un paese che ha una cultura enogastronomica di tutto livello, che ha saputo sviluppare un buon rapporto con la fruizione dell'alcol. Allora dentro la movida questo movimento va portato un rapporto diverso con l'alcol, con i luoghi, va anche portato un modo diverso di stare insieme anche e soprattutto tra i ragazzi, dove abbiamo visto le culture dello sballo e dell'eccesso comunque giocano un ruolo. E poi c'è una sfida anche di mercato, perché non ci sarà regola, non ci sarà norma che vincerà se non si affermeranno anche dal livello dell'offerta un'offerta che non è più solo centrata sull'alcol, cioè che diventa accessibile anche per i ragazzi che hanno una minore disponibilità di reddito, diventa accessibile un'offerta che diventa attraente, perché il free rider, il venditore di alcol vince perché fondamentalmente va incontro ad una domanda che cerca quella cosa lì. Allora noi dobbiamo capovolgere questo meccanismo e c'è un processo di lungo periodo. Ed infine un dato essenziale, abbiamo visto, non è solo della matriz eroica l'idea che i contesti relazionali generano creatività, ma le città relazionali sono quelle tendenzialmente più creative. Milano rientra nel numero delle città globali che hanno questa potenzialità, e allora creare i contesti prorelazionali è fondamentale, perché noi siamo una società piena di bar di solitudine, cioè noi abbiamo un incremento della solitudine che è un rischio e che ha un impatto negativo anche da un punto di vista socio-economico. Per chiudere e per sintetizzare, la movida non è un problema a sé stante, non si può trovare una soluzione alla movida in quanto tale, sta dentro la dinamica delle relazioni di una città. Non c'è proibizionismo che possa risolvere la questione, non ci sarà mannaia che riporti la situazione a una città vuota la sera, fatta solo di luoghi privati e di relazioni private. La deregolazione nella filiera dell'alcol è una bomba gettata su luoghi storici, sui centri storici, e lì bisogna intervenire rapidamente. E naturalmente se pensiamo ai centri storici è chiaro che la monofunzione centrata solo su quello che abbiamo definito la malavita è un problema chiave. Quindi in definitiva
La moneta rimane una grande opportunità, è vero che genera problemi, ma è vero che sono problemi che possono trovare una soluzione, e soprattutto c'è una spinta degli italiani verso un'idea dello stare insieme, della relazionalità, che ancor più in questi tempi di crisi va coltivata. Grazie.